Ciao a tutti, da oggi inauguriamo un nuovo capitolo, praticamente il capitolo del design. In questo caso abbiamo preso in un mercatino dell'usato un vecchio vassoio, abbastanza rovinato, lo abbiamo riverniciato con questa qui, una pittura normalissima all'acqua, e Antonella, che poi vi presenterò, essendo molto brava a dipingere, ha ritratto i nostri cani. Dopodiché andremo a trattare questo vassoio con una resina autolivellante che andrà a sigillare tutto il disegno e tirerà fuori tutti i colori in un modo straordinario. Questo nuovo capitolo aperto a persone che amano più che altro il bricolage. Tratteremo vassoi, tavolini, tavoli, quadri, specchi. Quindi i materiali in vendita saranno anche in piccoli formati. Per chi si vuole divertire, cominciando così, poi magari diventerà un lavoro. E ora vi presento Antonella, eccola qui. Saluta. Questa ragazza vi sorprenderà. Ora andiamo a finire questi due meravigliosi cani corso, che vi posso garantire sono uguali. Dopodiché, quando finiremo, andremo a resinarli. Naturalmente tutto questo si può fare anche con degli adesivi, con delle foto. In questo caso l'abbiamo fatto un po' più in grande stile. Ci vediamo alla prossima per la resinata finale. Allora, abbiamo fatto gli ultimi ritocchi, abbiamo pulito tutto. Eccola qui, ora siamo pronti per finire il lavoro. Prima cosa da fare è mettere i guanti, ok? Utilizzare la bilancia. Noi in questo caso, fare la tara alla bilancia, in questo caso metteremo solamente 160 grammi di resina. Questa è una resina bicomponente che va usata 10 a 6. Ora cominciamo a mettere 100 g di resina A. Eccola qui. Mi raccomando, utilizzare i guanti. Fare la tara alla bilancia. Togliere il tappo. Ok, cominciamo a versare 100 g di A. Ripeto, questo lo sta facendo la nostra decoratrice Antonella. Quindi è una cosa che possono fare le donne a casa, chi vuole fare un quadro, una cornice. Chiudiamo, pulire sempre la bottiglia, le gocce. Ok, e 60 grammi di B. Ok, e cominciamo a miscelare, puoi anche togliere la bilancia e miscelare finché diventa completamente trasparente. L'utilizzo della resina autolivellante in questo caso è per proteggere il disegno che abbiamo effettuato sul vassoio, perché in questa maniera, senza dare un protettivo, sarebbe inutilizzabile. Invece, con la resina autolivellante andiamo a vetrificare e a proteggere per sempre il nostro disegno, in modo da poter utilizzare per servire il nostro vassoio. Ora andiamo a versare la resina. Difficile, eh? Come vedete, è come mettere un vetro su un quadro. E proteggerà il nostro capolavoro, perché in questo veramente ti sei superata. Semplicissimo, abbiamo già finito. Ora dobbiamo solo attendere i tempi di asciugatura.
che sono di... Ecco Codice qua. I nostri cagnoni dormono. Già si può vedere la profondità del lavoro. Il giallo che vedete è il colore che prende dal vassoio, non è la resina, eh? Voilà.